Storia Nazione inizia proprio con un evento di carattere artistico, quindi non storico, non letterario, proprio per esaltare in questo caso la figura di Giorgio Zaffini, che è stato un grandissimo artista pesarese, conosciuto a livello internazionale, il quale ha attraversato una vita dove la sua forma artistica, la sua manifestazione è stata filtrata attraverso la sua interiorità, la sua sensibilità e la sua grande capacità di immedesimarsi nel mondo intorno a lui attraverso anche processi di carattere simbolico. Un personaggio veramente molto interessante, a me legato per il fatto che oltretutto era anche mio collega nell'amministrazione provinciale dove egli lavorava. Sono molto orgoglioso di questo invito perché Giorgio Zaffini è stato un pittore molto importante per Pesaro, per la cultura pesarese e non solo. Sono 20, sono le ultime creazioni che ha fatto negli ultimi anni di vita, sono forse le più intrise di significato simbolico della sua opera artistica. Mio padre mi ha lasciato tante opere d'arte. E sinceramente pensavo che fosse veramente un peccato lasciarle dentro le cartelle e ho voluto comunque continuare a far emozionare le persone come piaceva lui, mostrando i suoi disegni alle persone. La sua opera è monumentale, molto bella e molto particolare, poi con una tecnica affascinantissima che è quella della matita, per cui insomma mi tocca molto da vicino, anche perché la matita è un elemento stupendo, soprattutto per parlare di un elemento simbolico, quello che il babbo di Simone insomma, ci racconta Giorgio Zaffini, no? La prossima iniziativa importante della nostra associazione, altrettanto importante, sarà quella con Diego Fusaro, che il 7 febbraio si recherà nella nostra stessa città, in questo stesso posto, l'Alexander Palace Hotel, per tenere una conferenza intervista, dove lo intervisterò, sulla fine del cristianesimo, che è stato il suo terz'ultimo libro e che dove affronta in maniera ciclopica un altrettanto ciclopico problema.